Io sono Mila e il mio animaletto magico Morphol può trasformarsi in qualunque cosa io voglia. Morphol, devo dire la parola magica! Oh, sì! Morfetto coniglietto! Ah! Perfetto! Non vedo l'ora di presentare il mio numero di magia alla gara di talenti! Proviamolo un'altra volta! Morfello pennello! Oh, ciao! Morphol fa magia? Oh, certo! Tutti i migliori maghi hanno un assistente! Rimani lì dove sei e muovi le braccia in questo modo! Magia facile! Morfino leonino! Morphol no mago! Morphol, non piangere! Forse la magia non è cosa per te. Perché non vai a aiutare loro due a preparare il loro numero? Ah, sì! Con l'aiuto di un animale magico, vinceremo di sicuro la gara di talenti. Salta! Ah, il mio povero piccolo Barky! Fa tutto bene, cucciolotto mio? Morphol, addestrare cani non è il tuo forte. Perché non vai a provare a fare il giocoliere? Morphol, il giocoliere! Con un animale magico scommetto che riuscirò a battere il numero del cane addestrato. Hai mangiato tutti i pasticcini! Ora non posso più fare la giocoliera! April, cos'è successo? La tua palla è in cima all'albero! Morphol, fa spuntare l'elica! Ah, grazie! Amici, la gara di talenti sta per cominciare! E adesso abbiamo Mila la maga! Mila? Morphol, dov'è il cappello? Mila ha cappello! No, dico il mio cappello da mago! Non posso fare nessuna magia se non l'ho in testa! Morphol cappello magico! Chi sarà il vincitore? Il premio per il miglior talento va a Mila la maga! E ai suoi magici animali! Ci può trasformare in animali magici! Forti! Può trasformarci anche in Morphol! Facciamo una gara! Chi riesce a saltare più in alto ha vinto! Dai!
trasforma in Marple! Ma che cosa succede? Ah, grandioso! Trasforma elicottero! Aiuto! Non mi controllo! Sì! Marple vince! Questo è un bel guaio! Coraggio, seguiamoli! Volare! Non è facile! Wow. Trasformati in un aeroplano, April! Trasforma in rimbalzina! Tranquilli, ci passo io! Sono un supereroe! Presto, Morphle! Trasformati in un aeroplano! E ora l'inseguimento di Orphle con la sua rimbalzina! Trasforma autocorsa! No, Orphle! Voglio diventare un robot questa volta! Ops, chiedo scusa. Amici, ho un'altra idea per catturarlo. Lavoriamo insieme. Morphle, trasformati in una gabbia. Non nella mia città! No! Sì, ce l'abbiamo fatta! Voi due state creando troppi problemi in città! Mi dispiace, Mila e Morphle. È meglio che Morphle sia uno solo. Puoi farci tornare noi stessi, Glitterpot? No! E pensare che mi stavo divertendo così tanto! Barky! È stato bello! Ma essere Morphle è troppo difficile. Preferisco essere di nuovo io. Al mondo deve esserci un Morphle e una April. E vi amo tutti e due. Sto cercando di addobbare il negozio. E io sto cercando di camminare. Chiedo scusa, le mie decorazioni la intralciano. Ma no, non si scusi. Sta facendo un ottimo lavoro. Finalmente hanno fatto pace. Ecco un premio alla gentilezza. Cosa sta succedendo qui? So io che cosa fare.
Mila, Morphle, venite presto! C'è un animale magico in libertà! Ah, e sta facendo fare a tutti delle strane cose! Ma stiamo facendo gli addobbi di San Valentino! La vostra arte può aspettare! La città ha bisogno di noi! Ma... Oh, cosa sta succedendo qui? Lo so che è San Valentino, ma questo è ridicolo! Eccoti! Scommetto che comunque sia andata è tutta colpa tua! Ehi! Oh! Scusami tanto, caro Morphle. Ti prometto che non mi arrabbierò mai più. Ti voglio bene. Mila, aiuto! Questa è opera di un animale magico. No, aspetta! Morphle, torna qui! Trasformati in un pappagallo! No! Morphle è troppo pericoloso! Tu resta qui, al sicuro, ci penso io! Oh. Ah! Chiedo scusa, Morphle! Non l'ho catturato! Lasci provare a noi, per favore! Sappiamo quel che facciamo! Ma... Niente ma! Morphle, prendi l'animale magico! Tutti normali. Non è così che funziona l'amore. La gente deve volersi bene spontaneamente, non per una tua magia. Manca ancora il signor Vanderbus? Lui non lo potremmo lasciare così. Oh, Mila! Babbo Natale è passato dal tuo negozio. Allora avrò in dono un animale magico, paparino. Non te lo dico, Mila. Quello che fa Babbo Natale è un affare segretissimo. Apri il tuo regalo e scopri da sola se è un animale magico. Che bello! Allora che cos'è? Niente! Sei sicura? Certo, non c'è niente qua dentro. Perché non provi a guardare meglio? Caspiterina! Il pacchetto è un animale magico! Si chiama Morphle e ora ti mostro perché. Ciao, Morphle! Morphle, trasformati in un gatto! Fantastico! Adesso ho un gatto! Morphle, trasformati in un cavallo! Trasformati in un dinosauro! Questo è il Natale più magico di sempre!
Tu sei il miglior regalo che potessi avere, Morphle. Puoi trasformarti in tutto quello che voglio. Trasformati in un televisore! Evviva! Noia! Non ti piace essere un televisore, Morphle? Già, Morphle si annoia! Morphle, allora trasformati in te stesso! Morphle? Ah! Quindi questo sei tu! Ora dimmi, che cosa ti piacerebbe fare, Morphle? Piace... forse... Ecco, Morphle non lo sa! D'accordo! Allora proviamo a fare delle cose divertenti e poi tu mi dirai qual è quella che preferisci! Possiamo fare un disegno natalizio! Possiamo decorare l'albero di Natale! Possiamo fare un pupazzo di neve! Morphle, trasformati in una scavatrice! Ora fai un pupazzo di neve qui! Tu sei tanti regali di Natale in uno solo, Morphle! E sai per me qual è il più bello di tutti? Oh, scavatrice! No! Oh, TV! No! Gatto! No, Morphle! Il regalo più bello è avere un nuovo amico! Mila, Morphle amici! Mila, Morphle amici! Giochiamo ancora a palle di neve! Sì! Oh! Oh oh! Oh no! Oh! Caspita, cos'è stato? Babbo Natale! Oh, ciao Mila! Oh, che disastro! Mi dispiace che ti abbiamo colpito con la palla di neve! Sai, stavamo giocando! Certo! E giocare con la neve è davvero divertente! Ma purtroppo la mia slitta si è rotta! Ora non so più come fare a portare gli ultimi regali ai bambini! Babbo Natale, tu mi hai portato il mio animale magico Morphle come regalo di Natale! Ricordi? Potrebbe trasformarsi in una slitta! Mi sembra proprio che la tua sia un'ottima idea! Morphle, trasformati in una slitta per me! Cosa? Ma Morphle, sei un animale magico! Ti dovresti trasformare in tutto quello che vogliamo! Ma Mila chiede Morphle! Certo, è giusto! Mila, ti dispiace chiedere a Morphle di trasformarsi in una nuova slitta? Morphle, trasformati in una slitta per Babbo Natale! E adesso fatti spuntare due belle ali! E adesso un potente motore a razzo! Ora diventa più grande, così anche le renne potranno salire a bordo! Perfetto, Morphle! Possiamo andare! Oh, oh, oh!
buon Natale a tutti! Ciao, Morphle! Oh, come ti senti oggi? Morphle si sente molto bene! Povero Morphle, a quanto pare non sei guarito. Hai bisogno di riposare tanto per rimetterti. Non preoccuparti, Morphle. Io e papà ci prenderemo cura di te. Oh? Ciao, ciao, Mila. Ciao, April. Tu e Morphle volete venire a giocare? Ho moltissima voglia di giocare, ma Morphle è malato e gli ho detto che mi sarei presa cura di lui. Ma Morphle, me... No, Morphle. Prima di uscire devi guarire. No, Morphle. Tu vai pure a giocare, Mila. Mi prendo io cura di Morphle. Grazie, papino. Cerca di riposare per bene, Morphle. Ciao, ciao, Morphle. Bene, allora, Morphle, che ne diresti se adesso ti leggessi una bella favola? Morphle vuole giocare con Mila. Morphle molto meglio. Mila! Dov'è Mila? Morphle gioca all'aperto! Va tutto bene? Morphle sta cercando... Io ho tanta paura dei topi! A Morphle dispiace! Va via, tigre brutta e cattiva! Via! Salute! Il mio giunco portafortuna mi ha aiutato anche stavolta. Idea magnifica, Morphle! Perché allora non andate a prenderli dal venditore di gelati laggiù? Sì! Non scordate che anch'io ne voglio uno! Ok, papà! Il camioncino sta andando via! Oh no! Presto, non ci resta che seguirlo! Morphle, trasformati in un'auto da corsa che insegue i gelati! Ha ha ha!
monte si sta alzando! È stato uno spasso! Ciao, ragazzi! Scommetto che volete un bel gelato, vero? Sì, grazie! Benissimo! Ecco, i gusti sono cioccolato, vaniglia, fragola, peperoncino, cemento, cipolla cruda e maionese e... Io scelgo vaniglia! Cioccolato! E prendiamo cipolla cruda per papà! Gli piacerà, sono sicura! Oh, sì! Sul serio? È la prima volta che mi capita di vendere questo gusto di gelato, perciò vi ringrazio tanto! Adesso dobbiamo tornare da papà prima che il suo gelato si sciolga! Ah, l'abbiamo preso! Inseguiamoli, Morphle! Hai visto? Li abbiamo seminati, Yarn! Non ci avete seminati! Avrei bisogno di quel gelato per davvero adesso! Siamo tornati, papà! Bene! Oh, gelato sciolto! Oh, no! Avevo una gran voglia di mangiare un gelato! Oh, no! Andiamo a prenderne un altro! Facciamo presto, papà! Ciao! Siete tornati? Un altro gelato al gusto di cipolla cruda, per favore! Wow! Questo è il secondo gelato al sapore di cipolla cruda che vendo! Ora torniamo da papà, Morphle! E in fretta! Sì! Questo è di sicuro il giorno più bello della mia vita! Bambini! Scordatevi questo gelato, ora è nostro! Già, lo mangeremo noi! Scommetto che è il mio gelato, vero? Scusi, signore, noi non volevamo... Datemi il gelato! Forza! Vi ringrazio, Mila e Morphle. Il gelato questa volta non si è affatto sciolto. Come? Al gusto di cipolla? Ops! Oggi è la festa di Halloween, Morphle! Devi trasformarti in qualcosa dall'aspetto spaventoso! Sta succedendo? Perché tutte queste persone indossano costumi strani? Adoro i vostri bei costumi. Voi date l'impressione di essere dei veri pirati, sapete? Dovreste partecipare alla gara dei costumi di Halloween. Andiamo, pirata Phil! E i vincitori sono... i due signori con quei fantastici costumi da pirati! Permettetemi di consegnarvi lo splendido trofeo! Come? Ce lo dai? Non sarai tu a consegnarci il trofeo! Perché noi lo stiamo rubando! Oh no! Sono dei veri pirati! Fantastico! Vieni, Morphle! Andiamo a fare dolcetto scherzetto! Dolcetto scherzetto!
non ha paura! Dobbiamo seguirli e rubare tutte le loro caramelle! Ma come? Morphle, quel mostriciattolo, non ha paura di niente! Forse in casa non c'è nessuno. Dovreste vedere le vostre facce da sbellicarsi! Halloween è la mia festa preferita, perché io adoro spaventare i bambini! Non è vero, fantasma! No, Morphle, non avere paura! I fantasmi non esistono! E dunque, l'unica cosa di cui Morphle ha paura sono i fantasmi, eh? Coraggio, Phil! Andiamo! Guarda, Morphle! Grazie a te siamo riusciti a raccogliere tantissime caramelle! Sono un fantasma spaventoso! Morphle, torna indietro! Il tuo amichetto rosso non può più proteggerti ora! E tutte le caramelle diventeranno nostre! Sono io! Non avere paura! Ci serve il tuo aiuto, Morphle! I pirati hanno rubato le caramelle a tutti, lo sai! Ma fantasmi spaventosi! Morphle, i fantasmi non esistono! Guarda! Fantasmi non esistono! No! Non hai niente di cui aver paura, Morphle! Ciao! Fantasmi non esistono! Oh no! Ce l'hai fatta, Morphle! Hai superato le tue paure! Fantasmi non esistono! Ha preso tutte le caramelle che avevamo rubato! Pirata Phil! Morphle non ha preso le tue caramelle! Io non ho rubato le caramelle, me le hanno date dei genitori a cui è piaciuto il mio costume da pirata. Si chiama Dolcetto o Scherzetto? Che cosa? Dovresti darmene qualcuna, Pirata Phil! No, Pirata Maurice, le ho guadagnate con Dolcetto o Scherzetto! Ma guadagnarti le tue! Oh, andiamo, Pirata Phil! Giusto qualche caramella, per favore, ti prego! Dammi bene, soltanto qualcuna! Ma comunque qualcuna. Non lo trovo giusto! Gran belle decorazioni, Mila e Morphle! Grazie, papà! Peccato che la zia e lo zio non potranno esserci quest'anno! È vero! Speravo tanto di poter fare una bella cena di Natale in famiglia! E Sparky non vedeva l'ora di prepararla! Morphle piace cavoletti per cena! Anche a me! Oh no! Non abbiamo i cavoletti di Bruxelles! Non preoccuparti! Corriamo a prenderli noi! Morphle!
Morphle, trasformati in un'auto da corsa! Morphle non riesce a partire! Perché le ruote sulla neve scivolano! Trasformati in una slitta! Sì! Vado! Guarda! April è nei pasticci! Ciao! Oh, ciao, Mila e Morphle! Ci aiutate a raggiungere il garage? Certo! Morphle, trasformati in un carro attrezzi! Spiacente, ma il garage è chiuso adesso. Posso aggiustare la vostra auto domani? Grazie, Joe, ma ora noi come rincasiamo? Vi accompagniamo noi! Grandioso! Io avrei fame, papà. Vi andrebbe di fare la cena di Natale con noi? Morphle, trasformati in una grande slitta! Buone vacanze di Natale! Non sono tanto buone. Nessuno mangia gelati con questo freddo. E il volo di mia mamma dall'Italia è stato cancellato a causa del maltempo. Oh, oh. Ti piacerebbe fare la cena di Natale con noi? Ah, certo, e come? Grazie! Allora porto il mio gelato per tutti! Gelato! Abbiamo invitato qualche amico in più per cena. Per te va bene, papà? Oh? Oh! Ma Mila, non abbiamo abbastanza cibo per tutti. Ce l'abbiamo noi! Aspetta, non c'è abbastanza spazio per tutti intorno al tavolo. Io ho un'idea per fare posto a tutti. Morphle, trasformati in uno spazzaneve! Il premio per la miglior cena di Natale viene assegnato a tutti quanti! Guardate qua, la mia ultima invenzione. Può trasformare gli umani in morbidi orsacchiotti. Sono così soffice! Oh, non è grandioso? Morphle gioca con orsacchiotto Mila! Arrivederci, professor Rashid! Ciao, ciao, Mila e Morphle! Ok, bene. Adesso è ora di ritornare umano. Oh, no! Senza le mani non sono in grado di usare la mia invenzione. Io non hai sentito chi ha detto? Sì, e io adoro gli orsacchiotti. Oh, abbassa la voce. Per tutte le promette. Sì, ti prendo! Mila orsacchiotto, bello orsacchiotto! Banditi! E hanno preso l'invenzione che trasforma in orsacchiotti! Cosa mi è successo?
Dobbiamo fermarli al più presto, Morphle! Trasformati in un velocissimo ghepardo! Non riesco a tenermi senza l'aiuto delle mani! Puoi per favore reggermi con la tua coda? Perfetto! Andiamo! Oh no! Avevo un appuntamento! Wow! Che ne dici se adesso mi trasporti tu per un po'? Non nella mia città! Non si preoccupi, poliziotto Freeze! Fermeremo noi quei banditi! Oh no! Guarda Stein! E se adesso trasformassimo anche lui in un orsacchiotto morbido e soffice? Bene! Il raggio funziona soltanto sugli umani, per fortuna! Adesso sono diventato anch'io un orsacchiotto! Oh, lo sai che sei un orsacchiotto davvero tanto carino, eh? Perfetto! Adesso possiamo far tornare tutti come prima, a partire dal poliziotto Freeze! Oh? Ah! Ora va meglio! Ma di sicuro non per voi due! Almeno in prigione avrò un tenero e morbido orsacchiotto a farmi compagnia. Sì! Buongiorno! Oggi Morphle e io vi mostreremo tanti bellissimi colori. Ecco, abbiamo qui alcuni colori di base: rosso, giallo, blu, verde, arancione e rosa. Morphle, trasformati in un pennello, forza! Sì! Ora dipingeremo degli animali che hanno questi colori. Il rosso è il colore del granchio! E della coccinella. Mentre il giallo è il colore del morbido pulcino. O del pericoloso leopardo. Un grosso animale blu è la balena. E ci sono delle splendide farfalle blu. Morphle piace, farfallina. Le tartarughe sono verdi, come pure alcune ranocchie. Ci sono dei pesciolini arancioni. E il pelo della tigre è arancio. Il rosa è il colore del fenicottero. Ed è anche il colore della salamandra. Sei davvero un bravissimo pittore, Morphle! Gelato! Vuoi
vuoi venire a giocare a dolcetto o scherzetto con noi, Phoebe? Non posso, mi dispiace. La mamma non mi fa mai giocare a dolcetto o scherzetto. Su, entra, piccola. Oh, d'accordo, va bene. Peccato per lei. Andiamo via, Morphle. Mi dispiace, Phoebe, ma sei una streghetta. E lo sai cosa succede alle streghe quando il sole tramonta il giorno di Halloween? Tutte le streghe del mondo diventano malvagie. Sì, certo, come se credessi ancora a questa vecchia storiella. Ciao, ciao! E grazie mille! Wow! Guarda quante caramelle abbiamo! Peccato che Phoebe non sia potuta venire con noi. Hai visto, Morphle? Quello sì che era un gran bel costume. Tu che ne dici? Morphle più spaventoso! No! Costume? No, non credo proprio siano dei costumi. Dobbiamo andare a scoprire cosa sta succedendo, Morphle! Trasformati in un ragno gigante e seguiamo le caramelle! Trasformati in un enorme e terrificante ciuffo di broccoli! Per tutte le ali, il pipistrello è una cosa troppo salutare per il mio povero mostro di caramelle! Essere. Ehi, ciao Phoebe! Vuoi aiutarci a dividere tutte queste caramelle con gli altri bambini?
Mi pare che abbiate raccolto più caramelle di quante ne possiate mangiare, ragazzi. Diciamo di sì. Beh, è davvero molto gentile da parte vostra condividerle con gli altri bambini. Ti ringrazio mille. Troy? Wow! 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 Là fuori c'è un enorme mostro, ragazzi! Ah! È soltanto Orful! Marple, trasformati in un dragone per far scappare via Orful! Ehi! Oh, Orful vuole solo giocare! Puoi giocare con noi! Bello! Ci siamo, Marple! E ora vola! Spaventiamolo! È stato divertentissimo! Hai visto che faccia? Marple, trasformati in un robot! Scivoloso! Trasformati in un elicottero! Ci scusi per quello scherzo sciocco. Perfetto! Portiamo a casa Pesciolino Troy! La notte di Halloween più divertente di sempre! No, la notte di Halloween più puzzolente di pesce, io direi! La gara delle mongolfiere, Morphle! Sì, gara! Ah! Il primo che arriva alla spiaggia vince questa coppa fantastica! La voglio! Voglio quella coppa, zio Yorn! Partecipiamo alla gara e vinciamola! Ah, ah, ah! A questa gara sono ammesse solo ed esclusivamente le mongolfiere! Eh? Rubiamo una di quelle mongolfiere e poi vinciamo la gara! E il trofeo sarà nostro! Già! Ehi! Tornate qui! Marchi! Marchi! Cosa? Ma che succede?
Oh! Oh no! Il bandito sta sparando piselli alle mongolfiere! Oh oh! Aiuto! Morphol, trasformati in un aeroplano per salvare zia Augustine! Leli, che sono troppo potenti! Morphol, trasformati in un cuscino! Oh, accipicchia quel cattivone di un bandito! Adesso tocca a te vincere la gara! Metticela tutta! E i vincitori sono Mila, Morphol, Felipe e... Barky? Barky! Oh, ero preoccupato. Aspetta, dov'è la mia mongolfiera? È costata una fortuna! È stata tutta colpa tua! Uffa, non è giusto. Gelato! Non dimenticarti che se mangi troppo gelato per un po' di tempo perdi il potere di trasformarti. Ho scordato il borsellino. Gelato! Paga lo zio Yorn. Cosa? Veramente non ho un soldo, Winston. Io pensavo che li avessi tu. Se non sei in grado di pagarmi il gelato, lo dovrai rubare al gelataio. Io lo voglio, capito? Ehi, attento, il camioncino sta spargendo salsa al cioccolato dappertutto. Oh no, che disastro! Ladri! Morphol, trasformati in un... Oh! Mila! Gelato! Papà! C'è qualcuno che ha sete? Ho portato dell'ottimo succo di mela dalla fattoria! Papà! I banditi hanno il camioncino dei gelati e Morphol era a bordo! Oh no! Corriamo a salvarlo! Ci serve l'aiuto di un animale magico! Grav! Eccolo! Lui solleva le cose! Eccoli là! Per farci superare il traffico. Resisti, Morphol! Arriviamo!
Il gelato è esaurito. Oh no, non è rimasto neanche un gelato. E tutti i bambini sono così accaldati. Io ho avuto un'idea. Papà, possiamo dividere il succo di mela con loro? Sicuro, bella trovata. Morphle, trasformati in una macchina per granite. Ha un gusto davvero delizioso! Sono certo che d'ora in avanti la offrirò anch'io! Evviva! Beh! 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 Nuvola è così carina! Vedrai che vincerà il premio come pecora più soffice, Felipe! Lo spero proprio! Mila e Morphle, la potreste spazzolare mentre penso ai maiali? Certo! Lei adora giocare nel fango, ma non permetteteglielo. Deve rimanere bella, soffice e pulita. Ehi, torna qui! Morphle, trasformati in un cane pastore! Benvenuti al concorso per la pecora più soffice di Pettisburg! Sì! Che vinca il migliore! Nuvola, torna indietro! Mi dispiace. Io so come recuperare tutte le pecore. Morphle, trasformati in un vestito da supereroe. E Orphle, trasformati in un vestito da supereroe per Felipe. Supereroe! Alla ricerca delle pecore! Ma come funziona? Eccone una! Ehi! Non dare fastidio al mio cagnolino! Pecora! Shh! Non farti sentire, Morphle. Le pecore non amano il chiasso. Oh, fermo! Vincitore del concorso per la pecora più soffice di Pettisburg è... Oh!
Il vincitore è... Numa! Morphle, trasformati in una scimmia per prendere la palla! Mila! Arrivo, papi! Anche Orphle vuole giocare con Morphle come fa Mila! Andiamo a giocare nella città! D'accordo, Mila! Morphle, trasformati in un'auto da corsa! Sì! Morphle! Morphle! Morphle è sparito! Cerchiamolo! Mila! Sii gentile, porta questi biscotti a Geraldo per preparare i suoi dolcetti al gelato. E non li rompere, mi raccomando! D'accordo, va bene! Morphle, trasformati in un elefante! Biscotti! Morphle, trasformati subito in un T-Rex! Scusi tanto! Un T-Rex? Non nella mia città! Fermi, Mila e Morphle! Oh, no! Morphle, trasformati in un braccio! Vola via! Cosa? Mila! Muoviti, Morphle! Ehi, tornate indietro! I biscotti appena fatti della tua zia sono perfetti per i miei dolcetti al gelato. Mila e Morphle, si può sapere che cosa avete fatto? Mila? Eccoti qua, Mila. Ti dichiaro subito in arresto per aver causato guai nella mia città. Deve esserci un errore, agente Freeze. Mila è rimasta con me per tutto il tempo. Guardate! Mila! Mila! Non riesco più a capire quale Mila devo arrestare. Lasciamo perdere. Morphle, perché hai fatto finta di essere me? Morphle, adesso vuole diventare Mila e giocare insieme a Morphle. Ma essere Mila è difficile. Morphle! Volete assaggiare il mio gelato speciale alla granella di biscotto? Sì! Bello, deve essere divertente. Lo è. Ma purtroppo ho rotto il mio pennello più lungo e non riesco più ad arrivare in alto. Possiamo aiutarti noi! Morphle, trasformati in un camion dei pompieri, così potrai sollevarla! Oh no! Ho finito il colore! Devo procurarmene dell'altro! Tanto potrei dipingere io! Puoi colorare quest'area. Però guarda che questa è la mia opera migliore, quindi non sporcarla e rimani dentro alle righe. Senz'altro! Potete fare la guardia al murale per me? Certamente!
Morphle, trasformati in un pennello! Oh, abbiamo dimenticato di dar da mangiare agli animaletti magici! Morphle, trasformati in un'auto da corsa! Morphle dipinge! Sì! L'avete rovinato! Questo era il mio capolavoro! Non siamo stati noi, ma scopriremo il colpevole e rimedieremo! Morphle, trasformati in una lente d'ingrandimento! Morphle, dovevo immaginare che fossi tu! Dobbiamo ripulire quel murale, ma prima dobbiamo ripulire bene te! Vieni qui! Come facciamo a infilarlo dentro la vasca? Trasformati in un delfino! Morphle piace bagno! Morphle pulito! Ma ora dobbiamo andare a pulire il muro della pittrice! Ci dispiace per quello che è successo, ma abbiamo scoperto chi ha fatto il guaio e ora ti aiuteremo a ripulire! Prima c'è una cosa che vi devo dire. La vostra creazione mi piace da impazzire! Mi aiutereste a fare un altro murale? Colorare fuori dalle righe è proprio divertente! Ciao, Mila e Morphle! Guardate le mie scarpe a rotelle! Fortissime! Venite con me a giocare al parco! Voglio provare nuove acrobazie! Possiamo andare, papino? Certo! Non scordate i pattini a rotelle! Ci vediamo! Vai! Ma io non li ho dei pattini a rotelle! Posso prestarti un mio vecchio paio? Dovrebbe essere qua! Evviva! Eccoli! I pattini in linea di Louis Lightspeeder! Ah, quanto li adoravo! Oh! Grazie, papà! Sono bellissimi! Piano, piano! Ups! Peccato, un giorno li userai! Ma per ora sono grandi. Ho avuto un'idea! Posso utilizzare la magia di Incra per farmi crescere abbastanza perché i pattini mi vadano bene. Incra, fammi diventare grande! Funziona! Grazie! Già, ma troppo grande per i pattini di papà! Si può vedere il parco da qua in alto! C'è Enzo! Essere grandi può essere utile! Zio Yorn, guarda! Sono Mila e Morphle! Sono giganti!
Io penso che un animale magico abbia fatto crescere Mila. Voglio quell'animale, zio, e lo voglio subito! Così prenderò un gelato e lo farò diventare enorme! Oh, scusami, essere grande non è bello se non posso giocare con gli amici. Mila e Morphle, mi serve il vostro aiuto. I banditi stanno combinando dei guai. In città stanno facendo diventare tutto enorme. Oh, anche tu. Devono aver preso Incra. Morphle, trasformati in un'auto da corsa. Fatto! Bravo! Andiamo! Oh, ecco! Incra, ti ho trovato! Morphle, trasformati subito in una gabbia per catturare i banditi! Ehi! Zio Yorn! Aiuto! Sì! Non è sempre divertente essere grande! Forza, andiamo a vedere Enzo che fa le acrobazie sui pattini adesso! Questo è un omaggio dell'agente di polizia, Frizz, per ringraziarti per aver preso i banditi. Guarda, scarpe a rotelle! E della mia misura! Una per te, Atmo. E Mimi. Aquali. Buona, Papa Orful! E... mi spiace, Dabbler, è l'ultima scatola di biscotti per animali magici! Grande idea, raddoppiare le ciotole, Dabbler! Ciao, Mila e Morful! Vi unite alla squadra? Sì! Certo, molto volentieri! Grandioso! Orfon vuole squadra per lui! Sì! Vai! Dai, tira! Gol! 3-0 per la nostra squadra! Bella azione! Tocca a noi! Squadra Orfol! Nuova partita! Ah!
Morphle, trasformati in un motoscafo per prendere Orphol! Oh. Eccoli! Morphol e Orphol, verricelli per la cattura, forza! Uffa! Dabbler, fai sparire tutti i multipli di Orphol! Ciao ciao, squadra Orphol! Troppi Orphol in giro, no, buono! Vieni nella nostra squadra! Ah! Squadra numerosa! Già, più si è, meglio è! Sì, evviva! Wow! Okay. Oh, chi si vede? Mila e Morphol! Buongiorno, belli! Sarebbe questo l'animale magico che ha il potere di far viaggiare nel tempo? Esattamente! Sei proprio un ragazzino sveglio, sai? Se parlate di fratello Time, è lui! E lui è Telefox! Siamo noi! Grazie dell'informazione! Oh no! Sono i banditi! Portaci nell'era dei dinosauri, fratello Time! Così potremo rubare un uovo di dinosauro! E quando il piccolo uscirà, tutta la città sarà messa sotto sopra! Oh no! Dobbiamo riportare indietro Winston e Yorn prima che si procurino un uovo! Dove saranno Winston e Yorn? Sì! Eccoli là! Guarda, ho l'uovo di dinosauro! È tutto mio! Sono in pericolo! Presto, Morphol, trasformati in un robot! Così possiamo salvarli! Smettila! Lascia! Stai attento con quell'uovo! Morphol, trasformati subito in un elicottero! Morphol, trasformati in un pterodattilo! Siete tu e la zia Augustine!
Esatto, Mila. D'inverno andavamo sempre alla pista di pattinaggio. Morphle piace pattinare! Deve essere molto divertente! Facciamo una pista di pattinaggio in giardino, così pattineremo anche noi! Oh, Morphle non pattina! Non puoi pattinare sui cubetti di ghiaccio, Morphle! Oh? Dobbiamo riempire tutto di acqua e congelarla! Congela! Quindi ci serve un animale magico che congeli le cose. Ne conosco giusto uno! Atmo! Forte! Morphle, trasformati in un elefante, così portiamo l'acqua necessaria da congelare! Bravissimo! Forza, riempi tutto di acqua! Ehi! Questo è un abito che si lava solo a secco! Ci scusi, signor Vanderbus! Oh oh! Morphle, risucchia l'acqua che c'è nel giardino del signor Vanderbus! Morphle vuole pattinare anche lui! Oh no! Morphle, trasformati in un robot per salvare Atmo! Morphle sta usando la magia di Atmo per congelare tutto! Morphle, trasformati in un drago per sciogliere il ghiaccio col fiato infuocato! Nessuno può congelare l'agente di polizia Freeze. Non nella mia città! Oh. Mila e Morphle, si può sapere cosa sta succedendo? Mi spiace, zia, volevamo fare una pista di pattinaggio, ma Morphle ha rubato Atmo! Oh no! Eccoti qua! Morphle, perché hai congelato tutto quanto? Atmo è stanchissimo! Scusami tanto, Atmo! Morphle vuole pista anche lui! Se prometti di fare il bravo, puoi aiutarci a costruire la nostra! Morphle, pattino poi! Certo! Evviva! Al lavoro! Morphle, trasformati in un elicottero! Dimenticavo! Non hai pattini da ghiaccio! Quando hai parlato di pista di pattinaggio, ho pensato che ti servissero questi! Erano i miei! Ma adesso sono troppo piccoli! Belli! Grazie, zia Augustine! Ho visto che li indossavi in quella foto! Guarda! Mi vanno perfetti! Ehi, papà gioca! Purtroppo non ho tempo ora, Mila e Morphle. Ti prego, papino! Più tardi, ve lo prometto. Evviva! Zia Augustine! Buongiorno, tesorini. Guardate cosa ho trovato in soffitta. Ma chi sono? Siamo io e il tuo papà quando eravamo bambini. Dopo le do un'occhiata. Ora ho troppo da fare. Puoi tenerla. Il passato ormai è passato. Ci vediamo. Grazie, zia. È bellissima. Papà! Già. Papà da bambino era buffo.
Il passato ormai è passato. Ma noi possiamo usare il magico fratello Time per tornare indietro. Fratello Time, ti prego, riportaci ai tempi in cui papà era un bambino. Oh, guarda! Quello è papà da bambino e ha bisogno di aiuto! Morphol, trasformati in una scavatrice per liberarlo dalla sabbia! Ti ha trovato! Ehi! Stavo giocando a nascondino! E adesso ho perso! Scusa, papà! Cosa? Io sono Luis! E io la sua sorella maggiore, Augustine! Come vi chiamate? Io sono Mila e lui è il mio animaletto magico Morphol! Può trasformarsi in qualunque cosa! Caspita! Fantastico! Davvero mai visto! Guardate questo! Vai! Posso provare anch'io? Sì! A che cosa giochiamo? Che ne dici di nascondino, Luis? Voglio dire, papà? Oh! Ah, è sempre stato il mio preferito! Wow! Bello! Yuhuu! Oh, sono così impaziente di avere di fronte i dinosauri del Dino Park! Forte! C'è, Troy? Io ero sicuro che potessero muoversi come dei veri dinosauri. Sarebbe bello. E Mimi, puoi portarlo tu in vita? Dinotastico! Caspita, così mi piace! È favoloso! Che succede? Oh no! I dinosauri sono scappati! Dobbiamo riprenderli prima che distruggano la città! Usiamo le ricce trasmittenti! Anchilosauro trovato! Ehi, Bella! Ci vieni al Dino Park con me? L'anchilosauro è qui al parco giochi e sta facendo tutto a pezzi! Arriviamo! Eh? Ah, non nella mia città! È rimasta incastrata! Probabilmente voleva
soltanto giocare. Morphol, trasformati in una palla. Palla! Prendi se sei capace! Mila, il T-Rex è al negozio di giocattoli. Arriviamo! Mila, mi serve il tuo aiuto per prendere un ladro. Davvero, agente Freeze? E come mai non è in grado di catturarlo da solo? Perché è un pterodattilo. Oh, arrivo subito. Morphol, trasformati in un pterodattilo. Sì! E vai! Ehi! Trasformati in un elicottero! Sì! Ne ho avuto più che abbastanza di dinosauri. Ehi, hey, Mila e Morphol, è arrivata una chiamata per voi. Oh, chi può essere? Sono io. È il signor gelataio. Ho appena creato un nuovo gusto di gelato, così squisito da leccarsi i baffi. Però ora mi trovo dall'altra parte del mondo! E purtroppo me ne è rimasto pochissimo! Oh no! Non si preoccupi, caro signor gelataio! Arriviamo in un baleno! Quello è Orphol! Se arriverà prima lui dal signor gelataio, sicuramente si mangerà tutto il gelato! No! Oh? Ma quello era un altro Morphol? Oh no, la mia auto! E adesso come faccio a inseguire i criminali a piedi? Dobbiamo aiutare l'agente Freeze a recuperare la sua automobile, Morphol! Grazie, Mila e Morph... Io penso che Morphol non sappia cosa va più veloce sull'acqua. Io invece lo so! Trasformati in un bel motoscafo! Ciao ciao! Bye.
Dobbiamo aiutare quella scimmia! Morphol? Oh no! Questo è Orphol! Orphol! Sembra che Orphol sia arrivato primo! Tu hai mangiato l'ultima pallina di gelato! Oh no! È troppo tardi, Morphol! State tranquilli! Ho fatto solo finta che Orphol mi avesse finito tutto il gelato! Così sarebbe andato via! Ce n'è ancora il mio nuovissimo gusto per te, te, per la scimmietta e anche un bel cono per me! Grazie mille, signor gelataio! Buongiorno, signor gelataio! Due coni gelato, per favore! Benissimo, Mila! A che gusto li volete? Non lo so, qual è il più buono di tutti? Ah, il gusto più buono? Mi dispiace, ma temo di non averlo. Vedete, il gusto più buono sapeva farlo solamente mio nonno, che aveva viaggiato a lungo per tutto il mondo per trovare un ingrediente assolutamente speciale. Un fiore così dolce che era in grado di dare al gelato il gusto più squisito che voi abbiate mai potuto assaggiare! Oh, andremo a raccogliere quel fiore per lei! Dove possiamo trovarlo? Questa è la parte più difficile. Ogni anno il fiore cresce in un posto diverso. Però il mio caro nonno lasciò questi appunti che forse potranno aiutarvi. A quanto pare dobbiamo metterci in viaggio, Morphol. Trasformati in un elicottero! Questi appunti parlano della giungla, Morphol! Dirigiamoci là! Molto bene! Dobbiamo usare il fiuto, Morphol! Trasformati in un cane da ricerca! Là! Mila! Ottimo! Andiamo a dare un'occhiata! Oh, sono solo delle bacche! Essere un po' più prudenti, Morphol. Sembra che trasportino una sostanza zuccherina. Continuiamo a cercare. Non sono sicura che il fiore sia davvero nella giungla, Morphol. L'ho fiutato anch'io, Morphol! È un profumino squisito! Portiamolo subito al signor gelataio! Non ci vorrà ancora molto tempo! Evviva, gelato! Ed ecco a voi il gusto più buono! Caspita, è veramente buonissimo! Buono! Gelato! Ancora? Mi dispiace, Morphol, ma con un fiore quello è tutto il gelato che ho potuto fare! Oh. Però puoi sempre leccare il cucchiaio! Sì!
Qualcuno ha portato via due ruote del mio carro attrezzi! Morphle, trasformati in un altro carro attrezzi! Oh, grazie mille, Morphle! Oh, guardate! Hanno rubato tutte le ruote! Oh, no! Guarda, ecco là i ladri di ruote! No, no, no! Pensa al fuoco! Ci picchia, non ci sono le ruote. Ora come facciamo ad andare all'ospedale? Ehi, Mila e Morphle! Grazie! Non nella mia città! Prendeteli, Mila e Morphle! Ma allora ci porta in officina! Oh no! Morphle disegna T-Rex! Bravo! È molto bello, Morphle! Ma gli manca la coda! Oh! T-Rex ha coda? E io non mi ricordo come è fatto uno pterodattilo! Torniamo indietro nel tempo e andiamo a studiare i dinosauri! Sì! Fratello Time, puoi farci tornare indietro nel tempo fino all'era dei dinosauri? Oh.
bene. Andiamo a fotografare i nostri dinosauri. Morphle, trasformati in un fotografo sauro! Fotografata! Bella! Guarda, Morphle! Pterodattili! Vedi? Hanno un becco lunghissimo e delle ali molto ampie e... ali da elicottero? Beh, quel dinosauro era davvero molto strano. Già! Guarda, Morphle! Un T-Rex! Il T-Rex è un dinosauro enorme con grossi denti affilati e pattini a rotelle. Io non avevo mai visto un dinosauro andare sui pattini. Beh, ora andiamo a cercare altri esemplari, Morphle. Guarda, Morphle! Sono degli argentinosauri! Tanto grandi! Certo, Morphle, sono davvero grandissimi! E guarda che collo lungo! Vedi, Morphle? Sta cercando di allungarlo per raggiungere le foglie! Ma che sta facendo? Hai sentito anche tu quella risata, Morphle? Qui c'è qualcosa che non quadra. Seguiamo quell'argentinosauro. Morphle! Morphle! Allora eri tu, non è vero? Cosa? Lo pterodattilo con le pale da elicottero, il T-Rex sui pattini a rotelle... Oh, niente di male, perché grazie a te abbiamo fatto delle belle fotografie! Le guardiamo insieme! Guarda, Morphle, si fa così! Non preoccuparti, Morphle. Prima o poi ci riuscirai. Però mai bene come questo piccoletto. Lui è Boba, un nuovo animale magico. Boba adora fare le bolle. Direi che ribolle di contentezza quando le fa. Wow! Visto? Sembra divertente! Boba, siamo un po' troppo in alto! Non riesco a uscire! Morphle, trasformati in qualche cosa di grosso! Ah! Autocarro! Ora, Morphle, salva Mila! Ma Mila? Ma che sta succedendo? Oh no! Aiuto! Voglio scendere! Morphle, arriva! Wow!
Oh! Oh! Boba! Oh! Oh no! Che cosa? Oh no! C'è un'automobile che piove dal cielo! Tesorino! Oh. Eccoti qua, Boba! Ascolta, non puoi racchiudere tutto quanto dentro alle tue bolle. Stai causando un sacco di problemi! Non nella mia città! Oh? Oh? Morphle! Puoi far scoppiare la mia bolla? Salvo! Grazie, Morphle! Tu hai visto Mila? Io credo, che sia volata di là! Piuttosto che volare in una bolla, meglio andare sulla mia volante. Ascolta, la prossima volta che ti scappa di far bolle, avverti, così scappiamo anche noi. Cosa? Per festeggiare la giornata nazionale dei dinosauri, il professor Rashid ha aiutato la città a organizzare una spettacolare corsa di dinosauri! Guarda! Ma è fantastico! Dobbiamo partecipare! Morphle, trasformati in un T-Rex! Ma aspettate! È appena arrivato un nuovo concorrente! Il vincitore della corsa riceverà in premio questa splendida coppa! Oh! Siete tutti pronti? 3, 2, 1, via! Dobbiamo partecipare anche noi, Jorn. Certo. E vai. E ora andiamo a vincere la corsa! Eh?
Oh no! I banditi sono qui e stanno imbrogliando per vincere! Non vale! Attenzione, signore e signori! Abbiamo un vincitore! Furto di dinosauri, eh? Non nella mia città! Peccati! Congratulazioni al vincitore! Non abbiamo vinto, Morphle, però almeno la coppa non è andata ai banditi! Ha 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 ha